Mister, buon pomeriggio. Buonasera. Allora, ci avviciniamo alla gara più importante dell'anno, inutile dirlo, siamo stati rimessi in gioco, diciamo così, dal risultato del Verona di domenica. Ora dipende tutto da noi di nuovo, come vedi la squadra, come hai visto la squadra questa settimana a livello proprio di concentrazione sulla base di questa importanza della gara? Sicuramente sappiamo dell'importanza. Lunedì ci siamo ritrovati e abbiamo parlato un po' della partita del Torino, dove sicuramente non abbiamo fatto bene, specialmente dal 2-0 in poi, e quindi, come diceva i ragazzi, sotto certi aspetti mi auguro ci abbia fatto tanto male, perché sicuramente l'atteggiamento dell'ultima mezz'ora non è piaciuto né a me né ai ragazzi in primis, e quindi bisogna ripartire da quello che avevamo visto fino al 65esimo, 70esimo, da una buona prestazione, sicuramente una squadra più forte di noi, però insomma avevamo mantenuto il campo nella giusta maniera come abbiamo fatto in precedenza, quindi sappiamo di affrontare una squadra di grande valore come la Roma, e noi, come è normale che sia, siamo costretti e vogliosi di fare un risultato positivo, poi sarà il campo a dire quanto positivo, però insomma i ragazzi si stanno ben preparando e cercheremo tutti insieme di dare il massimo per ottenere quello che ci serve per l'obiettivo. Sì, mister, buon pomeriggio. Le chiedo come sta la squadra, se c'è qualche indisponibile. Abbiamo letto di Bastoni che non dovrebbe essere al meglio. Soprattutto le chiedo come si prepara a livello mentale questa partita, consapevoli del fatto che questa squadra forse parecchie volte in questa stagione ha sofferto proprio questo aspetto qui. Grazie. Ma non abbiamo niente da perdere, quindi credo sotto certi aspetti ci possa, non dico avvantaggiare, però dover giocare un po' più di spregiudicatezza, consapevoli dell'importanza del risultato, però insomma noi, quando, perlomeno per quanto riguarda il mio percorso, quando avevamo delle partite scontate siamo riusciti invece a fare delle prestazioni importanti, quindi mi auguro che anche domenica sia da aggiungere alle partite precedenti. Per quanto riguarda gli infortunati, Bastoni purtroppo non sarà della partita, Caldara neanche, Maldini vediamo se potrà essere recuperato, insomma, però insomma è inutile stare a fare la conta degli assenti. Noi siamo ad oggi 18 giocatori di movimento più 3 portieri e sono convinto i ragazzi scenderanno in campo dando il massimo per quello che è questo appuntamento. È chiaro che da parte mia ci sarà anche l'intento di far scendere in campo chi anche più motivazioni, più momento, che capisce anche il momento insomma che stiamo attraversando, l'importanza, quindi saranno fatte scelte anche in questo senso per cercare di far sì che la squadra si esprima al meglio. Buon pomeriggio mister, la preoccupa più l'ipotesi di spareggio o le decisioni arbitrarie nelle ultime due gare di domenica? Ma guarda, per quanto riguarda gli arbitraggi io non ho mai messo in discussione qualsiasi tipo di designazione o di cose che sono successe magari in altre partite e nemmeno nella mia, quindi sotto questo aspetto sono grande fiducia di quella della classe arbitrale. Gli arbitri che ci hanno disegnato credo siano tra i meglio, se non i meglio, e quindi sotto questo aspetto sono fiducioso. L'altra, mi dicevi? Sì. Se la preoccupa l'ipotesi di uno spareggio? No, non ci ho nemmeno pensato. È chiaro che ci potrebbe essere eventualmente questa appendice, però insomma noi siamo convinti di poter fare un risultato positivo, poi è chiaro che vedremo anche gli altri che cosa faranno, però credo, per fortuna direi, che nel calcio italiano negli ultimi anni si è invertito un po' quelle che erano
le dicerie, no, delle ultime partite, si stanno giocando tutti come giusto che sia, con la massima serietà, professionalità, e quindi sono convinto che noi troveremo una partita molto difficile, e così sarà anche per gli avversari, quindi di questo sono sereno. Mister, salve. Allora, parlando della partita, un errore da non fare, ma ovviamente un giudizio personale. La Roma gioca molto sulle ripartenze, cioè una squadra che se la lasci giocare non è che meno temibile, però forse ha più difficoltà. Quindi l'atteggiamento che dovremmo avere, che dovrà avere la squadra, è quello più di attesa, perché comunque il gol potrebbe venire in qualsiasi momento. Sì, però sai, non è facile decidere durante la gara quello che fare o non fare. È chiaro che c'è un piano strategico iniziale, però insomma la Roma, come abbiamo visto anche mercoledì, tra l'altro secondo me ha perso anche immeritatamente, ha subito parecchio la gara, però è una sua caratteristica, e non è successo solo mercoledì, ma anche con altre squadre, anche squadre magari che sotto l'aspetto tecnico sicuramente erano inferiori alla Roma. È proprio una loro caratteristica di aspettarti e come dicevi te, di ripartire in maniera dove sicuramente hanno le qualità, le possibilità di farti male, ma insomma la Roma credo sia forte in tutti i reparti. Poi non sapremo ora chi giocherà e non giocherà anche dopo questa partita, però sommariamente da quello che troveremo una squadra di valore. È chiaro che da parte nostra c'è l'intenzione di fare il miglior risultato, però insomma non è così semplice, siamo sempre dietro o siamo sempre avanti, perché per la mia esperienza se si sta sempre dietro con quel tipo di squadre lì, i gol te lo fanno, poi loro sono molto bravi anche sulle palle inattive, anche su questo aspetto bisognerà stare molto attenti, e quindi insomma ci sono tanti pericoli possibilmente da evitare. È chiaro che se stai, secondo me, a aspettare lì è difficile poi la puoi vincere, bisogna cercare attraverso le nostre qualità, le qualità che hanno dimostrato questi ragazzi, di fare anche la partita in certi momenti e di provare a offendere, a essere propositivi e andare a creare presupposti anche per cercare di fare gol, se no credo sia difficile poi uscire con un risultato positivo da uno stadio importante, una tifoseria e una squadra così di valore, ecco. Un paio di altre cose a livello tattico, visto anche lo schieramento della Roma, probabilmente andrei avanti con l'aspetto tattico che ha utilizzato nelle ultime gare, almeno questo ti chiedo, e poi se, soprattutto per Smalling, che è magari il giocatore più pericoloso che hanno loro sulle palle aeree, ci potrà essere un trattamento particolare, quindi magari una marcatura a uomo invece che a zona. Ma guarda, noi abbiamo di solito sempre 2-3 marcature sui più bravi. Domenica, per dire, ha fatto un gol, uno di quelli non era marcato, ma a parte è stato un autogol. Però insomma i 2-3 marcati, i 2-3 saltatori migliori di solito li marchiamo, nonostante facciamo una zona mista, no? E quindi dovremo essere bravi tutti, sia chi andrà a cercare la palla, chi dovrà limitare sicuramente questi grandi calciatori, sicuramente hanno una statura importante e una qualità sulle palle inattive, hanno tanti giocatori bravi, quindi sarà un aspetto anche quello da stare molto attenti. E l'altra mi dicevi? Sotto l'aspetto tattico, insomma, continueremo in quella maniera, insomma, a questo punto è inutile stare a cambiare cose. Secondo me la squadra ha recepito meglio, si esprime meglio, e a parte domenica si è dimostrata più solida, e quindi continueremo su questa strada. Insomma, a questo punto c'è da dare il massimo di quello che abbiamo, di ognuno di noi, a partire da me, per cercare in questi due ultimi allenamenti di essere ancora più concentrati, più desiderosi di quello che abbiamo fatto fino ad oggi, perché sicuramente sappiamo che è una partita determinante per il nostro futuro, e siccome abbiamo tanto da perdere, sicuramente bisogna mettere quel qualcosa di diverso che in alcune circostanze abbiamo messo
e forse in altro ci è mancato, però credo che i ragazzi insomma abbiano sempre dimostrato grande professionalità, grande determinazione. È chiaro, poi nel calcio si può perdere, si può vincere, si può pareggiare, però insomma credo che sotto questo aspetto i ragazzi non sbaglieranno la gara. Mister, un pericolo, speriamo che non ci sia, è quello di pensare anche ad altri campi? No, assolutamente. Infatti, a parte le notizie volano, quindi nello stadio si saprebbe subito, ma sotto questo aspetto ho dato indicazioni che nessuno porti il cellulare, non voglio sapere niente. Noi bisogna pensare esclusivamente alla nostra partita, a dare il meglio e a fare il miglior risultato, e che è chiaro, un'eventuale vittoria sarebbe importantissima, però non butterei nemmeno un risultato di pareggio, ma insomma, perché insomma riuscire a fare il risultato contro questa grande squadra sarebbe secondo me importante e potrebbe darci quella salvezza che tutti vogliamo. Sì, mister, torno su un singolo, su Ampadu, che abbiamo visto uscire malconcio sabato scorso. Sappiamo quanto è vitale questo giocatore per lo Spezia, le chiedo se ha recuperato e se potesse dare la partita. Ma oggi dovrebbe fare il primo allenamento, sicché insomma spero di poterlo avere a disposizione, perché insomma abbiamo visto dopo la sua uscita sicuramente la squadra è andata in difficoltà. Non credo sia dipeso solo da quello, però insomma è un giocatore importante per come giochiamo noi, sia nella fase di non possesso, ma anche e soprattutto quella di possesso, dove lui sicuramente riesce in fase di impostazione a darci da poter essere uno dei valori aggiunti di questa squadra, lui come altri. Però insomma è un giocatore di grande valore, però insomma, come dicevo prima, mi auguro di poterlo recuperare in pieno e sono convinto comunque vada, chi scenderà in campo darà tutto per tutto per dare quelle soddisfazioni in primis noi, poi la società e soprattutto i nostri tifosi meritano. Sì, mister, un'ultima domanda proprio sui tifosi. Scooterata prima della partita con il Torino, vi hanno accompagnato fino allo stadio, è stato qualcosa di bellissimo, il picco colorato tutto di bianco. Adesso a Roma pare circa 1100 biglietti venduti. Ecco, credo che quando entrerete in campo e guarderete verso il settore ospiti dovrete dire non siamo soli, perché così sarà. No, ma guarda, i nostri tifosi sono dimostrati eccezionali, anche domenica, nonostante la brutta sconfitta, che sicuramente quando perde una partita del genere c'è poche scusanti, no? E quindi nonostante questo sono stati bravi, ci hanno incitato fino alla fine, e all'inizio ci avevano scortato fino allo stadio, ci hanno fatto anche direi emozionare, perché insomma una vicinanza del genere, e quindi proprio per questo insomma, o anche per questo, che una tifoseria del genere merita una soddisfazione che dall'inizio dell'anno stiamo rincorrendo. Ultima cosa te la volevo chiedere, rispetto anche all'ultima partita, è sembrato che in alcuni momenti ci fosse anche troppa fretta di voler andare subito a deciderla, no? Magari passaggi di prima o veloci, a cercare tante volte anche in Zola che si è distrutto 500 volte su questi lanci. Ecco, a cosa è dovuto questa? La voglia di fare? Per quanto riguarda il Torino avevamo un po' preparato la partita dove bisognava isolare lui per cercare poi di andare a cercarlo con qualche verticalizzazione in più. Il problema è che non abbiamo alternato le due cose e quindi sotto questo aspetto abbiamo affaticato molto Zola, e sotto l'aspetto del palleggio invece abbiamo fatto poco, e quindi è stata diciamo nella strategia di gara, come dicevo prima, c'è una strategia ma poi non sempre ti viene come ti piacerebbe, no? Però insomma anche questo ci deve essere d'insegnamento. Fin dal mio arrivo ho sempre detto, a me le partite mi piace giocarle, poi le posso perdere o vincere, questo è chiaro. Però secondo me domenica a un certo punto non l'abbiamo giocata, e questa è la cosa che dove ho più rimpianto, mentre nelle altre partite insomma poi aver vinto, pareggiato
disperso, la squadra aveva sempre dimostrato di tenere il campo in una certa maniera, una certa qualità, esprimendo anche secondo me un buon gioco e creando soprattutto tante opportunità per far gol, cosa che domenica, sì, forse il primo tempo, ma poi dopo non abbiamo fatto, ma soprattutto non c'è stata quella reazione che per una squadra come la nostra ci deve essere.